Aggiungi contatto, il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Buongiorno da Carlo Intini. Oggi è martedì 2 luglio. Il personaggio che suggeriamo di aggiungere è Luciano Spalletti. 420 giorni dopo, 4 maggio 2023, 29 giugno 2024. Dalla matematica certezza dello storico scudetto al Napoli, 33 anni dopo l'ultimo tricolore in era maradoniana, alla delusione di un'eliminazione agli ottavi di finale agli europei di calcio in Germania con la nazionale. Nell'occhio del ciclone è il CT azzurro Luciano Spalletti, dopo il netto 2-0 subito contro la Svizzera. Corsi e ricorsi storici, palcoscenico della debacle azzurra, l'Olympiastadion di Berlino, dove l'Italia il 9 luglio 2006 vinse la sua quarta Coppa del Mondo. Toscano, anzi toscanaccio di Certaldo, classe 1959, Spalletti ha un passato da giocatore, ruolo centrocampista. Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, il CT azzurro gioca in Liguria, nell'Entella e nello Spezia. Chiude la carriera all'Empoli. Da allenatore inizia la sua avventura in panchina proprio all'Empoli. Coi toscani conquista la promozione in Serie A stagione 1996-97 e la stagione successiva la salvezza. Chiamato alla Samp, viene esonerato per poi tornare, ma senza riuscire a salvare la squadra dalla B, nonostante i 21 punti conquistati in 15 giornate. Dal Tirreno all'Adriatico, Spalletti sbarca in Laguna, l'esperienza col Venezia finisce con un esonero. Nel marzo 2001 viene chiamato in corsa dalla famiglia Pozzo per guidare l'Udinese. L'annata seguente è in Serie B con l'Ancona, con cui chiude il campionato all'ottavo posto. Nell'estate 2002 fa ritorno a Udine, coi friulani conquista il sesto posto in A. Nelle due stagioni seguenti conquista settima e quarta piazza, con relativa storica qualificazione in Champions. I successi in bianconero lo portano a Roma, sponda giallorossa. Tra il 2005 e il 2009 conquista tre secondi posti, due Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Inventa Totti centravanti. Cattivi rapporti con la dirigenza lo portano a lasciare i capitolini. Dall'Italia alla Russia, Spalletti firma con lo Zenit San Pietroburgo, conquistando due campionati, una Coppa e una Supercoppa. Toscanaccio dal carattere a tratti irascibile, di Spalletti sono celebri le conferenze stampa mai banali, spesso condite da discussioni coi giornalisti in sala. Nel 2016 il ritorno alla Roma al posto di Rudy Garcia. L'esperienza si conclude l'anno seguente con la mancata qualificazione in Champions per la sconfitta ai playoff col Porto. A giugno 2017 è l'Inter a chiamare Spalletti. Con i nerazzurri chiude al quarto posto la prima stagione, risultato in fotocopia l'anno seguente. Dopo due anni sabbatici, Spalletti approda al Napoli. Dopo una prima stagione chiusa al terzo posto, c'entra lo storico scudetto, dopo una cavalcata travolgente, senza una reale rivale, per tutta la stagione 2022-2023. A Napoli sono stato felice perché ho toccato con mano la felicità dei napoletani e dei miei calciatori, racconta il CT azzurro. Ho ricevuto sensazioni indescrivibili. È stata la mia università di vita. Penso sia difficile avere più di quello che ho avuto io. E nessuna impresa può meritare quello che i napoletani hanno dato a me. L'improvviso addio di Roberto Mancini all'Italia spalanca le porte della nazionale a Spalletti. Gioco offensivo, fautore del modulo 4-3-3, il tecnico 64enne raccoglie un'eredità pesante. Qualificandosi grazie alla vittoria sull'Ucraina, l'Italia arriva agli europei da campione in carica. Il resto è storia di questi giorni. Il miglior Spalletti possibile? Non lo avete visto in questi 10 mesi, altrimenti farei discorsi diversi. Mi è stato detto di aver alzato troppo i toni, aver fatto uso di miti da seguire, ma questa qui è la mia vita. Ci vogliono sempre esempi da seguire, altrimenti cosa sarebbe il nostro percorso? Dopo la partita con la Svizzera siamo a zero, da lì si riparte. Smaltita la delusione per Euro 2024, Spalletti e gli azzurri ripartiranno dalla sfida di Nations League in casa della Francia. L'appuntamento è fissato per il 6 settembre. Aggiungi contatto.
il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast, iscriviti al canale, abilita le funzioni Segui e Notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Altre notizie, ultime ore e approfondimenti su adnkronos.com.